Le cinque società abruzzesi aventi titolo hanno tutte presentato domanda per l'iscrizione al campionato di Serie D, procedura che tra le altre cose prevede il pagamento di una tassa da 16.000 euro e la presentazione di una fideiussione dell'importo di 31.000 euro. Chieti, Avezzano, Vastese, Pineto e Notaresco hanno fatto il loro e ora si attendono i passaggi successivi. Più in generale, come comunicato dal Comitato Interregionale, sono 168 le società che hanno inoltrato la domanda. Delta Porto Tolle e Lornano Badesse hanno presentato formale rinuncia, mentre il Rieti, avversario dell'Abruzzesi due stagioni fa e del Teramo in C tre anni fa, non ha fatto pervenire alcuna domanda. La Covisod, l'organo preposto alle verifiche economiche e contabili per le società di Serie D, effettuerà istruttoria sulle documentazioni inviate e fornirà il proprio parere entro giovedì 21 luglio. In caso di riscontro negativo, una società potrà inoltrare ricorso entro le ore 20 del 24 luglio. Il giorno successivo la stessa commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti. La decisione finale sull'ammissione al campionato verrà assunta dal consiglio direttivo della LND. Questo l'iter. Nel frattempo, per alcune società abruzzesi, superato lo scoglio dell'iscrizione, è tempo di completare la strutturazione societaria. A Chieti tra lunedì e martedì ci sarà la firma per il passaggio di quote tra la coppia Trevisan-Mergiotti e il prossimo proprietario, il torinese Ettore Serra, che acquisirà la maggioranza con probabile permanenza di Trevisan, che avrà le quote di minoranza. In panchina non sarà confermato Alessandro Lucarelli, al suo posto il livornese ed ex Giulianova Marco Tosi, peraltro uscito allo scoperto in una recente intervista web. A Vasto la coppia Bolami-Scafetta intende confermare il mandato di direttore sportivo ad Andrea Masciangelo dopo l'ottimo lavoro dello scorso anno. Per la panchina il nome caldo è quello dell'ex tecnico di Francavilla e Pescara Primavera, Gigi Iervese. Più indietro il Notaresco, dove va prima di tutto allestita, sotto la regia del sindaco Di Bonaventura, una compagine sociale che abbia la forza di allestire un organico competitivo almeno per la salvezza in Serie D. Pineto e Avezzano invece sono già nel pieno della campagna acquisti. Il Pineto ha inserito in organico anche Cristian Ferrini e Nicola Cipriani, entrambi ex Giulianova e Nereto, e Mattia Foglia in uscita dal Castelnuovo. L'Avezzano ha comunicato l'arrivo del 18enne attaccante Simone Caracciolo dal Flaminia, la conferma di Gianluca Paris e Valerio Roncone, e lavora per blindare il bomber Mateus Dos Santos.